Io non so Cruciani che dati abbia, io ho i dati Eurostat, che sono dati più che ufficiali. I dati Eurostat dicono che Milano è la città, una città sicura, attenzione, fermi, per quello che riguarda i reati più gravi. Per esempio il numero degli omicidi volontari quest'anno è stato 4, l'anno scorso è stato 19 e comunque in media... cioè, l'Italia è il terzo paese più sicuro in Europa, questo per i dati più gravi, l'omicidio volontario. Poi c'è una sicurezza percepita, Claudia, c'è una, stiamo, parlando di altro. No, però, Cruciani, stiamo parlando di hai altro. Parlato 5 minuti, ora fai la cortesia di ascoltare. Poi c'è una sicurezza percepita e c'è una, c'è una sicurezza denunciata, cioè che non viene denunciata. Purtroppo la maggior parte di queste situazioni che creano insicurezza non vengono denunciate, quindi il problema c'è, esiste. Dire che Milano non è una città sicura vuol dire soffiare sul fuoco, vuol dire soffiare sul fuoco. Vado avanti. Mi risulta, e dovrebbe risultare anche a te, Cruciani, che la sicurezza è una competenza esclusiva dello Stato. Quindi non capisco perché tu devi andare a fare tana sul sindaco. Non è vero. Il sindaco avrà delle responsabilità e ti dico in che cosa. Ti dico subito in che cosa. Veniamo al tema immigrati, perché tanto lì si va a parare. Allora, dal 2018-2019, governo Salvini, Conte 1, governo giallorosso, Lega 5 Stelle, in Italia c'era un sistema di accoglienza che faceva che cosa? Le persone che arrivavano venivano dislocate, organizzate in situazioni per cui avevano un minimo da mangiare, un minimo di guida per poter cominciare un percorso di vita. Ora non c'è più nulla di tutto questo. Arrivano dopo 15 giorni, vanno nelle stazioni, vanno dove trovano. La solita solfa. E dopo 15 giorni, la solita solfa. Il dato è questo, purtroppo. Governo Salvini, Conte 1, giallo, rosso, come lo vuoi chiamare, il sistema è stato distrutto. Dunque, è colpa di Salvini. Quindi è molto è colpa di Salvini. No, io non sto è dando, colpa di Salvini se ci sono tanti immigrati, se sei, te, se sei arrestati su 10. Se sei arrestati su 10 sono immigrati, te, è colpa di Salvini. Sarai è colpa sobrio, di Salvini. Però sei il solito l'hai che detto devi tu, interrompere. L'hai detto tu. Io non ho certezze su queste cose, però non puoi dire che la colpa è di qualcuno. In Italia ci sono un problema grosso di accoglienza. Io non ho detto che la colpa è di Sala. Perché tu hai tutta questa gente che arriva non sa dove andare e si parcheggia, si addormenta in case abbandonate, in stazioni abbandonate. E qui e cosa fanno? Dopo 10 giorni così che fanno? Che cosa allora, che ascoltate fanno? Me. Questo non va. Comunque la sicurezza è competenza esclusiva dello Stato. Costituzione, Cruciani. Ascoltate me.